Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, questo è il nostro appuntamento che noi abbiamo 2 volte a settimana in cui tratto di argomenti relativi a questo paese che io adoro, che è il Giappone, in cui ho vissuto tantissimi anni e continuo a vivere ancora oggi. Che dire, questo è un argomento che mi avete chiesto di parlare voi e in realtà oggi avevo in programma di parlare di tutt'altro argomento, però dal momento che in questi ultimi giorni ci sono stati alcuni sviluppi al riguardo, ho deciso di trattare l'argomento LGBT. Prima di iniziare vi chiederei gentilmente di lasciare un mi piace se volete sostenere questo canale e se vi interessa che parlo di altri argomenti, per favore scrivetemelo nei commenti. Mi fa sempre tantissimo piacere sapere che cosa pensate voi del mio canale o magari anche aprire qualche discussione e cerco per quel che posso di rendervi partecipi e rispondervi sempre ai commenti. Spero davvero che apprezzate, perché davvero ognuno di voi contribuisce a farlo crescere, non sapete quanto significhi per me. Comunque, l'argomento di cui volevo parlare oggi è la comunità LGBT. C'è stata, la prima fase di questo processo che sta vedendo da una parte 13 coppie tra i 20 e i 60 anni che hanno sfidato la Costituzione giapponese. Il giorno di San Valentino hanno esposto la loro causa e adesso si sta facendo questo processo. Loro sostengono che comunque il fatto che non sia ancora possibile per delle persone magari omosessuali sposarsi in Giappone vada contro i loro diritti, perché di fatto c'è un articolo nella Costituzione giapponese, esattamente l'articolo 24, che dice che il matrimonio deve basarsi solo sul reciproco consenso di entrambi i sessi. E quindi queste coppie chiedono al governo un risarcimento di 1 milione di yen più un risarcimento pari al 5% per ogni anno in cui ancora non sarà versato questo risarcimento danni, e in più anche tutte le spese che hanno dovuto sostenere durante il processo siano retribuite se dovessero vincere la causa. I due querelanti hanno parlato delle questioni sociali che devono affrontare i componenti della comunità LGBT e dei diritti che vengono negati a queste persone dall'impossibilità di potersi sposare. La prima di queste due è Haru Ono, la quale si è ammalata di un cancro al seno e anche se a 40 anni ha avuto una relazione di 14 con un'altra donna, si preoccupava in caso di morte che cosa sarebbe successo con l'eredità e anche per il fatto che comunque lei e la sua partner avevano allevato 3 figli dei precedenti matrimoni. Un'altra persona che ha parlato è stato Ikusato, che è un 60enne che è sieropositivo, il quale ha detto che comunque il governo per il matrimonio omosessuale non può privare le coppie lesbico-gay del loro diritto di assistenza ai loro partner negli ultimi momenti di vita. Per lui sarebbe la cosa più felice del mondo se la relazione con il suo partner che ha da una vita fosse accettata e potesse sposarlo quando è ancora vivo. Gli avvocati dei querelanti hanno sostenuto che il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso interferisce con la salute mentale dei componenti della comunità LGBT e hanno anche aggiunto che la protezione dei diritti umani dovrebbe essere il principale interesse della Corte. Hanno anche sottolineato come il fatto che il Giappone sia l'unico paese del G7 che ha negato ancora alle coppie gay il diritto di sposarsi. Shigenori Nakagawa, uno degli avvocati dei rappresentanti, ha ipotizzato che il processo potrebbe protrarsi per 5 anni, ma è determinato a vincere ad ogni costo. Al momento la prossima sezione di udienza non è ancora stata decisa. Che dire ragazzi, è un argomento piuttosto serio e anche abbastanza delicato. Secondo me ogni persona dovrebbe essere in grado di potersi sposare con chi vuole, dopo tutto cosa importa? Cioè basta che la gente si voglia bene, quindi non riesco a capire dov'è il problema e perché il Giappone non si mobiliti al riguardo. Tra l'altro io credo che personaggi come Miyu Sugita, di cui ho parlato in un altro video, che è una legislatrice che ha etichettato i componenti della comunità LGBT come improduttivi, ha fatto uno scandalone, cioè in quell'intervista pazzesca, io ne avevo già parlato in un altro video, se volete andarvelo a vedere andatevelo a vedere, ve lo lascio qui. Prendiamoci un attimo oggi per parlare di un argomento serio. Un legislatore del Partito Liberale Democratico ha scatenato una violenta reazione dopo aver etichettato la comunità LGBT improduttiva in termini di parto e avvertendo che una società che accetta rapporti omosessuali rischia un aumento di persone infelici. Credo che era una cosa davvero che andava oltre, secondo me, l'umanità delle persone, perché il riconoscere la libertà di chiunque, secondo me, è davvero un simbolo di civiltà. Quindi
Il non riconoscere la diversità è davvero una cosa scandalosa che secondo me dovrebbe essere riconosciuta. Questo è il motivo per cui queste 13 coppie si sono riunite e hanno deciso di portare il governo in tribunale proprio il giorno di San Valentino. Volevo comunque concludere questo video con una nota positiva, infatti Mr. Gay Giappone dell'anno scorso, durante il suo ultimo discorso, ha chiamato il suo fidanzato da 8 anni sul palco e gli ha chiesto di sposarsi. Vi lascio qua magari un pezzettino anche di quel video per chi volesse vederselo. I cannot begin to imagine my life without you. And I'm gonna ask you one question. Wow. Scusate se questo video era fatto un po' alla buona, lo devo montare io, non ho neanche il tempo di passarlo a Yari, ma ditemi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti e un mega abbraccione da Seba. Grazie sempre per vedere i miei video. Ciao! Buongiorno, ecco il mio onigiri preferito. Io lo trovo buonissimo questo onigiri, assaggiamolo. Che buono! È arrivato il treno, eccolo qui. Si parte. Bene ragazzi, stiamo per prendere il treno per andare a Disney Sea. Tra l'altro stanno anche costruendo Disney Ice, non so se si chiamerà così. Tutto dedicato a Elsa e le storie comunque del White Christmas. Non vedo l'ora che apra, sarà il primo al mondo. Mettiamo questa mega valigia nel rocker. Eccoci arrivati nel paese delle favole. Vabbè ragazzi, io sto facendo un po' ribelle qui a Disney Sea, infatti indosso la maglia di Jurassic Park, ma va bene lo stesso. Ragazzi, qui vendono la pizza fritta, però non è in un cono, quindi non so se ne vale la pena. È una pizza fritta, ma si fa anche in Italia la pizza fritta? Beh, guardate quanto sono fighe Mele Fishen con le bambine. Un po' di drink freschi. Oh, guardate che bello che c'è un topolino d'oro. Crea una certa attenzione. Ciao! C'è anche Stitch con la sua topa. Guardate che carini. Lei è un po' una tsundere. Ragazzi, un po' di pollo. Come se non ne mangiasse abbastanza. Lo mangiamo qui che abbiamo anche la vista di Agrabah. Siamo nella stazione di Indiana Jones. Ragazzi, sto per mangiare i popcorn al gusto cioccolato al latte. Guardate che bell'aspetto. Oh, saranno buoni, adesso li assaggiamo. Ma sono proprio caldi. Solo a Disneyland, credo. Io non l'avevo mai visto i popcorn al gusto di cioccolato al latte. È troppo carino questo parco, non lo so. Un'aria abbastanza rilassata. Non sembra neanche di essere in Giappone, a dirvi la verità. Ma che bello essere qui. E ragazzi, ricordatevi, per una buona dieta bilanciata, bevetevi anche le proteine, così vi sentite un po' meno in colpa. Cin cin! Stiamo andando ad Atlantide. Oh, hello.
Ed eccoci arrivati nel mondo di Toy Story. Wow, guardate quante luci. Un po' di gente, devo dire, però è bellissimo. Wow, quanta insalata col pollo. Anche oggi è stata una bella giornata. Scrivetemi qual è il vostro film Disney preferito.